Una delle pagine più oscure della Shoah fu la deportazione degli ebrei di Salonicco. A indagare su quel periodo un libro sulla cosiddetta Gerusalemme dei Balcani, Giovan Battista Brunori. Oltre 50.000 persone contava la più grande comunità ebraica sefardita d'Europa, quella di Salonicco, una città ebraica prima del passaggio dell'uragano nazista. Nel 1941, la cosiddetta Gerusalemme dei Balcani, assieme al nord della Grecia, vengono occupati dai tedeschi, mentre i fascisti occupano il resto del paese. Nel 1943 scatta l'ora delle deportazioni nei campi di sterminio, un periodo buio della storia sulla quale fa luce il libro di Nico Pirozzi, Salonicco, 1941 143 edizioni dell'Ippogrifo. Che anche sulla base del diario di Lucillo Merci, collaboratore del Console italiano Guelfo Zamboni, consente di mettere in risalto l'opera dello stesso Console e del suo successore Giuseppe Castruccio, che salvarono da morte sicura oltre 600 ebrei creando documenti falsi. Una vera e propria filiera istituzionale che dalla Palazzo Chigi, sede del Ministero degli Affari Esteri, arrivava fino a Salonico e in quella che erano le periferie dell'allora Regno d'Italia che si misero di traverso, praticamente di traverso, a quelle che erano le disposizioni del regime. Dal libro emerge anche il mancato intervento di potenze come la Gran Bretagna. Sul no che loro diedero, probabilmente lo diedero, al salvataggio di circa 10.000 ebrei che potevano essere salvati da Salonicco.